Dai, su. Oh, c'è la coda qua per salire, che Ah no, niente. Ma io vado era più caro. è? Sì, vai, vai. Faccio prima i campi di Simo. Era proprio che oggi non si è fatto vedere. Esatto. Vado a controllare. Ma voi ha detto qualcosa perché non è venuto? Ma forse è malato? Detto che ha l'influenza, poi non so. Ah, ok. Non vorrei dire, ma gli hai fatto la camicia nuova, mi sa quello, A chi? A eh? È passante. nessuno. Vabbè. Talmente passante che proprio non l'ha anche visto. No, secondo me l'ha visto solo lui. No. E per piacere non tagliamo le strade, eh? Ciumma, signor, te. Non fai come il tuo solito che fai i taglioni in mezzo ai marciapiedi di qua e di là. Mezzo ai viali Tranquillo. delle case. Tranquillo. Tutto under control. Sì. Non penso si dica così in inglese, però va bene. Però apprezziamo lo sforzo. Under e sotto, control e controllo. Facciamo finta che vada bene. Sì. Che è successo? Uno con la treglia qua in mezzo alla strada. No, adesso è entrato, ha iniziato a trebbiare. Boh. Una New Holland. Già non mi sta simpatico. Allora, parto da qua in fondo. Ok. Beh, ma magari quello lì sarà quello nuovo, non so. Ah, c'è uno nuovo. Sarà già arrivato. Sì, stavo dicendo l'altro giorno che ho sentito che stava arrivando uno nuovo che aveva preso quella farm che c'è lì sopra, lì dal bivio. Sì, infatti. Ah, era lì? Cioè, ci c'erano dei trattori dentro, poi era un campo in parte. Allora sarà quello lì. Sarà quello lì nuovo. Vabbè, vediamo, non ci faccia troppa concorrenza. Ah, con quella trebbia lì non di sicuro. Vabbè. Vediamo, vediamo. Era stato lì combattuto sul campo, no? No, questo qua no. No, ma non ne abbiamo quasi più di liquame. E anche letame ne abbiamo poco. Allora poi dovremmo andare di fertilizzante, Sì, approfittiamo quello. no? Ne abbiamo a proposito? Dobbiamo controllare, non so se ne abbiamo. Massimo andiamo a comprarlo. Va bene. Ah, spegni il cibo un secondo per piacere. Sì, ok, fatto. È spento? Sì. Puro? Sì. Allora, questioni serie. Cominciamo ad avere qualche problemino serio. Tipo? Del tipo che c'è il fisco qua in Germania che mi sta addosso. Sì. Serio? Abbiamo problemi che vogliono capire come mai entrano, diciamo che entrano da dove, non sanno da dove entrano determinati soldi e vedono che spendiamo parecchio. E il discorso è che
essendo dito noi, purtroppo abbiamo il vizio di fare troppo nero. Esatto, non è una buona cosa quella. No, abbiamo fatto poche fatture e adesso mi stanno rompendo le scatole e voglio capire questi soldi da dove entrano e come mai ne spendiamo così tanti. E se non do una risposta entro i prossimi mesi, portano via tutto. Oh signore. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa. Non c'è che c'è tanto da inventarci, ma non c'è. Bisogna, cioè, ho tante cose che in mente da poter, che potremmo risolvere, però i titolari qua sono io e sei tu. La firma o è la mia o è la tua. E dobbiamo stare attenti perché, cioè, andiamo a rischio che ci vanno in mezzo i dipendenti. No. Com'è che io non ho voglia di perdere nessun dipendente di quelli che abbiamo? Esatto. È il tizio che avevi visto tempo fa, lì in stalla, era praticamente un amico mio dove avevamo fatto degli affari Cos'è persi. Esatto. quel famoso tipo là di quella storia là, come E era per racimolare soldi in qualche affare che mi era stato consigliato. Il problema è che adesso è andato tutto in casino e abbiamo seri problemi anche pure lì. lì è preso peggio di noi. Le cose sono due: o vediamo di risolvere questa cosa e di trovare sti soldi da dare al fisco, perché comunque li vogliono capire come facciamo ad avere tanti soldi, come facciamo a spenderne così tanti. Dobbiamo vedere. Voglio vedere tutte le fatture che abbiamo fatto in questi anni e non sono tante. Purtroppo. Quindi la cosa è abbastanza seria. Questo è un serio problema, sì. E io ho già dovuto vendere, non vendere, mi sono fatto liquidare dal mio socio, sai quel bordello che avevo all'estero, mi son fatto liquidare e ho dato la mia quota a lui perché mi servivano soldi. La farma Heinz è da pensarci di riuscire o a venderla o da tenere. Sai che se la vendiamo ci facciamo fare i documenti vari, bene o male riusciamo a rientrare con le spese. Allora direi sto punto di venderla quella. Anche perché no, altrimenti non so più dove andare a prenderli. Tieni conto che già quelli che abbiamo ora li dobbiamo versare al fisco. Perché la multa è bella salata, per ora. La Madonna, così tanto. Lasciamo perdere. Rischiamo di perdere i mezzi, rischiamo di perdere le attrezzature, cioè rischiamo di perdere Dobbiamo però far qualcosa perché tutto. Io la macchina adesso la devo vendere almeno per prendere quei 3-4 soldi anche lì, perché io non la posso Ma più. qua per non perdere tutto dobbiamo inventarci anche qualcosa per i mezzi, per non perderli tutti. No, non voglio perdere tutto, cioè Esatto. adesso io la prima cosa che ho pensato è, almeno era per il Massey, per il momento. Lo so che ci sei molto affezionato. Anche perché ce l'abbiamo da poco e non ha molte ore di lavoro su, è ancora nuovo e sinceramente non mi va di perderlo. Quindi adesso io l'unica cosa è che ho trovato un amico in Italia che
Passo a lui, lo giro a lui e diventa di proprietà sua e lo spedisco in Italia. Perché se lo Ok. lascio qua io ho paura di perderlo. Sì, veramente c'è quel rischio. Uno o due mezzi almeno ce li dobbiamo salvare, perché altrimenti. Magari salvarne più che possiamo. Non tutti, perché non possiamo restare sempre qua, però. Dico, la cosa è abbastanza seria. Non navighiamo in belle acque e diciamo che adesso come adesso, finché non risolviamo questa questione, per ogni acquisto che facciamo, dobbiamo farci la fattura. Per qualsiasi cosa. Perché anche mezzi, attrezzature, ricambi, andando anche sai da Armando, Armando ti ha sempre fatto bene, però il problema è che non poche volte ci ha fatto la fattura. Vabbè, questi sono anche un po' cavoli suoi, non solo nostri. Che Sì. anche Un è lui che si deve interessare a farle. po' anche i problemi suoi, però purtroppo è che ricadono anche su di noi. Sì, però dico, è anche un po'. Non è solo colpa nostra lì. No, quello no, però lì è il minimo. Adesso come adesso non veramente non so più cosa fare. Perché veramente sto cercando di racimolare quei soldi che ci servono per pagare il fisco. Guarda. Sì, comunque secondo me una cosa da fare è vendere ENS, così intanto un po' riusciamo a prendere. Il problema è che è da riuscire a trovare a vendere. Chi è Vedrai che si che. prende un'azienda così grossa? Cioè, Lo so. già non è facile con le vendite di case, edifici, stabili, cioè. Lo so, però. Dobbiamo cercare di vendere qualcuno che. Così ce ne liberiamo e. Che casino. Cioè, segniamo veramente, siamo alla merda, eh. Assolutamente. E sinceramente non pensavo dopo 25 anni, però sinceramente me ne voglio andare da qua. Sarei propenso di andarmene, te lo Allora dobbiamo trovare qualcos'altro. Hai in mente di andartene? Tanto l'ho detto giuro. qua. Sono affezionato ormai perché 25 anni che sono in Germania, però una cosa così non mi era mai capitata. Non ho Purtroppo. mai avuto problemi con niente, con nessuno, né tantomeno col fisco. Purtroppo sono cose che sarebbe meglio evitare, però. Il problema è che finché non risolviamo da qui non possiamo andare da nessuna parte. Quindi passerà ancora un bel po' di tempo. Ma vediamo di riuscire a cavarcela in poco. Se riusciamo già in poco a vendere Fambiens, dovremmo avere soldi per pagare quello che dobbiamo pagare prima di tutto. Abbiamo una data di scadenza, ci hanno lasciato un po' di lasco di tempo, però se non rispettiamo i tempi, Appunto. qua Dobbiamo. arrivano, si portano via tutto e noi restiamo come dei deficienti in piedi senza niente. Dobbiamo darci una mossa allora.